Buongiorno a tutti, sono Marco Gagliotta e vi presento l'app GoTalkNow. Per cominciare un'esercitazione con quest'app è conveniente andare a toccare la scritta centrale in basso alla schermata. In questo filmato troverete scritto Esercitazione 1. Sul vostro tablet troverete pagine predefinite tra parentesi. Tap per aggiungere un libro per la comunicazione. Fatto questo tap, vedete aggiungersi un menu dal quale aggiungeremo il nostro nuovo libro per le esercitazioni. Vado ad aggiungere adesso un nuovo libro per una nuova esercitazione che chiamerò Esercitazione 2. Vado in Modifica pagina perché se vado a premere l'utente avrò vuoto, tutto vuoto, vedete? Per andare in modifica pagina premo il tasto nella barra degli strumenti con la casa, l'icona della casa. Lo tengo premuto fin quando non mi ricompare la schermata principale, dove abbiamo in precedenza costruito il nostro libro Esercitazione 2. Andiamo alla modifica pagina. Premiamo il tasto modifica pagina e cominciamo a modificare le nostre caselle. Come negli esempi precedenti, facciamo un tasto per la merenda. Scrivo e sposto il testo dove preferisco. Vado ad aggiungere immagini cliccando su Aggiungi immagine in basso a destra. Questo mi fa comparire un menu dal quale io sceglierò che tipo di immagine prendere, magari un'immagine da internet. Scrivo merenda e vediamo che immagini mi propone Google Immagini. Posso scegliere la mia merenda preferita. Come vedete non trovo la mia preferita, però scelgo un'immagine. Posso aggiungere il colore della cornice e dello sfondo, che è il colore verde che in CA sta per le attività, e vado a provare questa casella per dimostrarvi che inserendo un'immagine o un testo ottengo una casella parlante. Cosa che non posso far sentire perché provocherei un effetto Larsen non indifferente. Ok, adesso l'altro obiettivo di una prima lezione è quello di imparare a collegare la nostra casella con un'altra pagina. Questo vi spiegavo nel grid 3 si fa dal tastino arancione, scusate, giallino in alto a destra, però ho bisogno di un'altra pagina. Mentre altri software come il grid 3 ci permettono di aggiungere pagine in qualsiasi posizione mi trovo, GoTalkNow ha solo due possibilità, che è il tasto più che vedete in basso a destra e il tasto a destra, il terz'ultimo, con questa icona di fogli sovrapposti. Col tasto più mi appare un menu e noi dobbiamo scegliere una pagina come questa, cioè una pagina vuota con pulsanti che si trova sull'ultima riga di questo menu.
delle pagine. La stessa cosa potrei farla con il tastino che vi ho citato prima, dove si trova, probabilmente vedete il mouse sullo schermo. Vado ad aggiungere una terza pagina, sempre una pagina con pulsanti. Eccola qua. Adesso io ho tre pagine che posso sfogliare attraverso i pulsanti che vedete in basso a destra e in basso a sinistra. Oppure con il tocco tipico dello sfogliare sui tablet. Ok, adesso sono in grado di selezionare la casella merenda per andare a inserire il link, toccando la casellina giallognola in alto a destra. Mi appare un elenco di azioni successive, che sono torna indietro, vai alla pagina successiva, oppure vai ad una pagina specifica, che è quello che vado a selezionare. Vado a toccare il tasto imposta per raggiungere la pagina desiderata. Posso scegliere la pagina 2, che andrò a chiamare merenda. Questa operazione può essere fatta anche prima. Anche qua posso selezionare un'immagine che sta per merenda. Ok, adesso per tornare alla modalità modifica, vado a premere il tasto della casa. Nella barra degli strumenti, in basso, a sfondo verde, dove trovo la mia casella con la casetta. In questo modo ho avuto la possibilità di tornare alla modalità comunicatore. Andando a premere sul tasto merenda, questo mi farà cambiare pagina. Adesso è vuota perché non ho inserito niente, ma potete vedere dalla condivisione desktop che mi trovo nella pagina della merenda. Ok, vado ad aggiungere anche qui con la stessa modalità un significato che riguarda la categoria della merenda, vado ad aggiungere frutta. Posso scrivere frutta e vedere nella libreria di immagini PCS quale immagine mi propone. Quindi quello che abbiamo fatto è creare tre pagine. Abbiamo una pagina 1, la pagina della merenda e una pagina 3. Andando a toccare sul tasto merenda, il comunicatore verbalizzerà merenda. Avremo anche l'uscita in voce. Purtroppo non riesco a farvela sentire. Ok, abbiamo finito la sintesi della prima lezione. La pagina iniziale di default viene sempre considerata, prodotta con quattro caselle. Come faccio ad aumentare il numero delle caselle? Semplicemente andando a selezionare il tasto nella barra degli strumenti a fianco a quello della casa, che vedete sul sfondo arancione, la tocco,
Questo mi dà un menu che mi permette di cambiare il colore e lo sfondo, ma principalmente quello che mi interessa adesso è mostrarvi che posso aumentare il numero di caselle, semplicemente selezionando quante caselle voglio. Buongiorno a tutti, sono Marco Gagliotta e vi presento l'app GoTalk Now. Per cominciare un'esercitazione con quest'app è conveniente andare a toccare la scritta centrale in basso alla schermata. In questo filmato troverete scritto Esercitazione 1. Sul vostro tablet troverete pagine predefinite tra parentesi. Tap per aggiungere un libro per la comunicazione. Fatto questo tap, vedete aggiungersi un menu dal quale aggiungeremo il nostro nuovo libro per le esercitazioni.